Spiaggia di Baia Flaminia, Lido Pavarotti, riparte da qui lo sport pesarese, riparte da qui il primo evento di richiamo nazionale dopo le tante restrizioni da pandemia. Qui su questa spiaggia sarà il quartiere generale delle Adriatic Series, una due giorni di sabato 22 maggio e domenica 23 maggio all'insegna del triathlon e del duathlon, competizioni nazionali con 1300 atleti provenienti da tutta Italia che si cimenteranno in questo sport molto spettacolare combinato tra corsa, nuoto e ciclismo. Manifestazione Adriatic Series organizzata dalla Flipper Triathlon di Ascoli Piceno. Siamo alla vigilia di un weekend sicuramente molto ricco di livello agonistico, di spettacolo e soprattutto di sport, per forse riassaporare quella sensazione un po' di essere tornati a una pseudo-normalità. Siamo sempre vincolati da regole molto rigide di un protocollo anti-Covid che noi rispetteremo il più possibile, anche grazie alla collaborazione degli atleti che con il loro comportamento poi dovranno dare il giusto risultato a quello che si chiede. Siamo qui a Pesaro perché crediamo in questa location, è una location ottimale dal punto di vista degli spazi, dal punto di vista del paesaggio, delle strutture ricettive. L'amministrazione comunale ha risposto in pieno con entusiasmo già da qualche anno a questo nostro progetto, ci sta appoggiando, noi siamo felicissimi di poter portare la nostra energia per l'ennesima volta a Pesaro e per la prima volta finalmente dopo 4 tentativi andati a vuoto, non certo per colpa nostra ma per le vicende che tutti sanno della situazione sanitaria nazionale, e quindi questo evento importante, un campionato italiano, speriamo sia il primo di una lunga serie di eventi importanti che noi vogliamo fortemente qui a Pesaro, spalleggiati dall'amministrazione, come dicevo prima, che ci supporta in tutto e noi siamo molto felici di lavorare con loro. Sono due competizioni insieme dai grandi numeri, perché si parla di quasi 1400 atleti. Ospitiamo sabato una competizione di triathlon, appunto gli atleti arrivano da tutto il territorio nazionale, e domenica i campionati italiani di duathlon. È il momento di ripartire, siamo contenti di ripartire all'insegna dello sport. Il comparto turistico è stato un settore fortemente penalizzato, fortemente colpito, insomma già questo è una boccata d'ossigeno. Insomma, il nostro augurio è che si possa tenere questo trend da qui, insomma, ai prossimi anni.